Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Troviti tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 in cui andremo a vedere la nuova sportiva classica che è stata rilasciata oggi in Legendary Motorsport per un costo di 785.000 ed è la GT500 ragazzi, un'auto diciamo vecchio stile, quindi andiamo a vedere che modifiche ha e come è questa auto in sé. Quindi usciamo dal garage, ci dirigiamo allo Santos Custom ragazzi e vediamo diciamo quest'auto in sé prima di essere modificata com'è. È un'auto come dire veramente vecchio stile, però è molto bella, ovviamente è una sportiva classica giustamente, quindi è abbastanza classica come auto. Però è molto bella, a me piace come auto, non è affatto male. Diciamo che ha qualche modifica, a me per esempio sti fari non piacciono, però ovviamente non tutti hanno i miei gusti, quindi non li metto. Abbiamo le belle marmitte laterali qui ragazzi, che non sono niente male. Poi sta cazzata del cofano che non si capisce, cioè non è che non si capisce, non, cioè, secondo me non c'ha senso, però vai, mettiamo il terzo perché sì, mettiamo il terzo. I fari lasciamo quelli di serie perché comunque per una sportiva classica non fa farlo all'Ox, non credo che sia. Ragazzi, non c'è il 23, non c'è il 23, il bucio di culo non c'è e quindi niente, mettiamo l'ubriacone. Mettiamo il 19, ragazzi, mettiamo l'ubriacone. Quindi a questo punto il mio numero preferito è il bucio di culo, il 23, però questa volta non c'era. E quindi c'era il 17, ma il 17 sti cazzi chi lo mette? Allora vediamo un attimino i colori ragazzi, io qui ho scelto un argento che andrò a modificare con un azzurro ragazzi, che riprende un pochino con questa scritta Xero sulla livrea, quindi cercherò un perlescente blu profondo, vediamo un attimino se ci sta e mi sembra che ci stia anche abbastanza bene ragazzi. Diciamo che in sé non ha molte modifiche quest'auto, quindi deve piacervi per quello che è, deve piacere così com'è sta auto raga, perché non è che abbia grandissime modifiche, ma sinceramente a me piace molto come auto. Ovviamente non è che vi posso dire compratela perché siete tutti fissati con le super. Mettiamo un cerchio ragazzi bianco e dicevo non vi posso dire compratela perché siete tutti quanti fissati con le super, quindi magari questo genere di auto può anche non piacere, però c'è anche quella cerchia ristretta di pubblico a cui può piacere quest'auto. Io adesso per esempio non ho neanche controllato se anche questa come l'altra c'ha i mitragliette o meno, sinceramente non ho letto sul sito, però comunque sia anche se le avesse non le metterei. Poi al limite magari fatemelo sapere nei commenti. Questo è quello che è uscito fuori ragazzi, è l'auto in sé e a me non dispiace con questo argento e blu profondo, questa perlescenza blu profonda non mi dispiace affatto, quindi penso proprio che la terrò, penso che d'ora in avanti mi limiterò i miei garage a sole sportive classiche ragazzi, perché comunque non è una brutta auto questa qui, almeno per i miei gusti. Oddio, guidare in questa maniera ragazzi è un po' diciamo un suicidio, però ci proviamo. E quindi nulla ragazzi, io a me piace quest'auto come ho già detto, penso che il valore di quest'auto degli 875.000 dollari
non sia male, non sia affatto male, quindi per me è un buon investimento. Come ho già detto, non la consiglio a voi perché comunque siete tutti fissati con le super, però vedete voi, valutate voi. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video.